nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Nozzo so Berry Challenge. Siamo tornati, ragazzi, in casa Rainbow. E ho avviato il gioco, <ride> straobere è passata di età. Quindi ha superato la fase di maggior vigore ed è diventata una cagnolina anziana, ragazzi. Potrei notare che dorme più spesso, salta di meno sopra le cose, e ha una maggiore probabilità di ammalarsi. Povera, eh, restano comunque ancora delle belle giornate da vivere, quindi ti un po' di tempo con lei prima che giunga il momento di salutarsi. E quindi sì, ragazzi. È la festa del papà. E io cosa succede? Chi è che ti sta chiamando? Milton, ti prego, ti prego. No, Maddie è deceduta, ragazzi. Ma porca vera, io ve l'avevo detto anche nello scorso episodio. Una serie di, di, di morti, una presso un'altra, e anche Maddie, ragazzi. <ride> io non ce la posso fare, vi giuro. Mamma mia, la tristezza è infinita. Perché ragazzi, un po' off camera. Io sono ho giocato un pochino, diciamo. Non molto. Però ragazzi il tempo è necessario per arrivare a questo ci ho fatto passare tipo un giorno e ho alme almeno fatto questo ragazzi, cioè mi sono proprio messa lì, non ha fatto altro sto poveraccio, dormiva, mangiava, eh, usava il vasino e faceva questo, quindi eh, nient'altro, ha lavorato un po' sulla comunicazione, quindi ragazzi che dirvi è stato veramente un parto, quindi gioca un gioco per tablet, ok, più tardi patato, ora eh, pensa a parlare con papà. E Milton, ragazzi, ovviamente... Eh, è distrutto, ma proprio non... Eh, dunque, non ce è la festa allora, del papà, ragazzi. Io ho lasciato passare proprio quel giorno perché ci tenevo a festeggiare. Vuoi flirtare? Ok, va bene. La nostra, dove sta? Oh, brava tesoro, devi prenderti cura della... Quella patatina ragazzi, perché si sì, off camera oltre a essermi occupata, cioè meglio, ora sono stata un po' ingiusta perché obiettivamente è stato Milton a occuparsi di Kira off camera, a farli raggiungere con santa pazienza, si è alternato con Renzi, quindi sono stata un po' ingiusta perché Renzi comunque si è dato da fare, mentre la nostra, voi direte ma lei non ha fatto un pero di niente, no non è vero, ha fatto qualcosa anche lei, ovvero lei ragazzi, così tanto per... Si è dedicata all'addestramento di animali perché come vi avevo detto ehm, tempo fa comunque mi avevate mandato delle, delle volpine per la nostra Deidre e io volevo mm, col tempo inserirle un po' tutte quando non ci sarà più stroberri ragazzi ovviamente inserirò la, la successiva e così perché immagino che visto che la nostra non potrà avere altri figli a parte Kiro magari si consolerà in questo modo eh. ecco mettiamola qui così con i suoi pargoli oh, oh. Aveva proprio bisogno, ragazzi, di questa giornata. In compagnia. Poi tua figlia ti farà anche un regalino, eh. Ma ora sta preparando qualcosa qui. Quindi dai, tesoro. Quindi sì. Oh, brava tesoro mio. Vieni qui e guarda la partita. Anche tu vieni qua e guarda la partita. Perché il nostro, secondo me, vedete, non gliene frega un pelo, però cercherà... Piano piano anche un po' di integrarsi ragazzi, non è facile. Josaro, sai che potevi guardare la partita anche stando dietro il divano, vero? No, eh? Sono proprio cose difficili, cioè o stai qua davanti o niente. Vabbè ragazzi, sono cose mistiche. Dunque è arrivata tua sorella. Che c'è, Patata, che non va? Che problema c'è? Che dire che problema c'è? Perché ora è vecchietta, ragazzi, dai, non, non bisogna trascurarla. Yes! Cerca di chiacchierare un po' Presentazione allegra è, è la gemella di è La tua compagna Io non lo so ragazzi ma veramente Che c'è patato Calmala subito dai Patata anzi scusate Diventa compagna poi Sì. mi piace molto l'idea Vediamo un po' Ti sei presentato Oh ok Presentazione, ma dai, ma fai la presentazione Allegra, anche con lui. Perdonami, chi è che non conosci? Lei la conosci, sì, lei, no, non credo. Lui, penso di sì, ragazzi, cioè, questo non conosce nessuno. È triste, un po', come cosa, Dai, qui. Quindi, dunque, dunque, vediamo un po'. Uh, Balla e suona musica, ok. Accendiamo un po'. Certo, anche con la console, ragazzi, sarà da diventare sordi, però vabbè. Eh, facciamo... New Disco, dai. E a questo punto vieni a ballare. Poi dai, vieni anche tu a ballare, tesoro. Dai, scatenatevi un pochino. Vieni anche tu, patato. Vieni, vieni. L'hai fatto il giochino col tablet, là. Però vabbè. Vieni a ballare, patato, vieni. E vedete Milton, ragazzi, guardate già quanto sta meglio Quando è circondato da, dai suoi figli, ragazzi Ma è ovvio, no? Voglio dire Milton, caro, fai una cosa Vieni qui e mixa la bevanda Facciamo te freddo Mi sa tutti gli altri dove sono, obiettivamente Poi verrai qui e fai balla insieme, dai Chi c'è si unisce al ballo, ragazzi Perché questa famiglia si balla si balla sempre comunque Ma tanto, tu devi andare pure a usare il vasino. Sei consapevole di ciò? Dai, su! Private di arrivare qui. Giusto una, un attimino, una. Praticamente toccata e fuga. Ah, oh, volevi anche ballare poi. Effettivamente. Guardatelo, oddio. Aspettate, fatemelo vedere dal. Proprio bene! Guardate che carino, ragazzi. Il piccolo occhino è troppo, troppo carino. Guardatelo. Guardate che cos'è questo patatoso. È troppo tenero. È adorabile, ragazzi, è adorabile. Quindi, vogliamo portare a termine gli obiettivi per questa festicciola. Ma prima di tutto, però portare. Cioè, scusa, no, portare vai. Patato qui, usa il vasino. Dai, sei in grado ormai. Evviva! Ci si attacca subito all'alcol! Eh? Ah. Però eh, tutte le nostre festicciole non sono mai un'immondizia Eh no, le vostre oh. no tesoro Non ci si annoia mai Ma c'è qualcosa, tipo tre mezzini al formaggio grigliato? Guardate pure Milton ragazzi, come si gasa, ma stiamo scherzando Stai chiacchierando eh. Da quando mi, mi sono trasferito qui Devo dire che si sta molto meglio che a San Myshuno È un posto molto più pulito, molto più tranquillo Mamma mia, che sei un dinosauro. Eh? Sì, dorme spesso. E anche in piedi. E non pulisce casa. Milton, ti prego, non essere. Eh, sta, sta sempre sul piede di guerra. Milton, ragazzi. Proprio sempre sul piede di guerra. Anche lui, devo dire che la festa del papà. Non gliene frega proprio nulla, ragazzi. Della festa del papà, anche a lui. Però vabbè, diciamo che è più una cosa organizzata per Milton, ragazzi. Che vedete, lui ci tiene. Dai dei doni. Quindi magari farà un regalo a Renji, ragazzi. Per... Come gesto. Quasi come a voler superare le, un po' le divergenze che ci sono stati tra loro. Chi è? Orione. Ho saputo che hai ricevuto una promozione. Congratulazioni, ti va a cenare qui. Lui ogni tanto, ragazzi, si fa sentire. E io credo che sia ancora comunque innamorato di Deidre. Lei annullerà, ragazzi. Lei sta proprio evitando di. Avere dei contatti con lui Non... Uh... <coughs> Scusate, per non illuderlo più che altro Ora un po' se la tirerà pure Perché non è detto che perché uno ti scriva tesoro uh, Provi qualcosa per te Però, conoscendo un po' come è fatto Rione Ragazzi, lei Se lo aspetta Madonna tesoro, sei scatenatissima Datti una calmata Hai ripreso proprio da tuo padre eh? Perché sei flirtante tu? L'umore adatto a cose della vita range in vena d'amore. Bene, mi fa tanto piacere. No, dicevo. Basta chiacchierare, che è qua. Oh no, oh, no quei colgori di stomaco non promettono niente di buono. Oh, mamma mia, ragazzi. No, vai qui. Veni sto coso, perché sto per diventare sorda. E vediamo cosa Milton può regalare. Eccola lì, è ubriaco. Va bene, dai il regalo per la festa del papà. Perché lui ci tiene, ragazzi, secondo me. La bambola voodoo, no, per carità, la devi usare su di lui la bambola voodoo. <ride> ragazzi, scherzo. Uh, magari potrebbe regalarli. Secondo me gli regala tipo l'intrullio ciarlatanesco perché lo reputa un ciarlatano, ragazzi. Quindi, Vieni Questo, sai, è uno dei miei okay, sieri fatti a laboratorio. No, dovessero mai tornarti Brazil. utili. <ride> uh, Milton, ma che bel pensiero! Sei veramente gentile. Lo apprezzo tantissimo. Insomma, è veramente un bel gesto. Daichi? no, grazie. Tu vuoi fare un regalo a Milton? Dai il regalo della, per la festa del papà? Che cosa? The bug. È una foto di de della nostra Deidre. Perché? The bug. Vabbè, regala una foto di. È una foto che ho fatto a Dedre, ragazzi, quando era incinta. Scarsissima, uno schifo, però mi dispiaceva eliminarla e quindi l'ho tenuta. Tu sei ubriaco, vero? Perché mi sembri un po' alticcio. Ubriaco, ecco. Durante la festa del papà. Diciamo che Milton è rimasto stupito un po' da questa cosa, perché non se l'aspettava obiettivamente. Quindi, spirito grato, ecco. Ora, allora, secondo me lui verrà qui. E. Secondo me, ragazzi, comunque, dimostrerà... Oh. Um, no, dov'è? Oh. Dov dov'è? Dov'è sto coso? Fai oh. ruotare? No. Impara a conoscere? No. Lamentati della festa? No. Lancia coriandoli? Ragazzi, io non lo trovo. Ecco, si riconoscente. Secondo me, lui, comunque... Sarà riconosciente con tutti i suoi figli, bene o male, no? Che più che meno, mo adesso, ragazzi, vediamo chi. Con chi riusciamo. Lo potevano mettere un po' più in fondo. Durante una cosa Vabbè, solo con lei, perché, ragazzi, parlo con tutti. Obiettivamente. Eh, no, non è proprio il caso. E lui ora è molto flirtante, quindi vieni qui e, e prova a flirtare con lei. Anche perché, ragazzi, c'è qualcosa. Vai, flirta. C'è qualcosa che devono comunicare a Milton, no? E lei, secondo me, ora. Come dire, coglierà l'occasione. Anzi, non lei, lui, che è ubriaco. E quindi non si rende no, conto. Lancerà i coriandoli della festività. Eh, della fe per la festa del papà, no? Come per dire, Milton, c'è una sorpresa fantastica per te. Ho un altro regalo, eh, Milton. Ah, Sì quale sarebbe il regalo? E lui annuncerà a tutti... Lanciando questi coriandoli. Immaginiamo, ragazzi, un gesto simbolico. Se riuscirà a farlo, ovviamente, ragazzi. Perché qui eh, ogni volta è un parto. Annuncerà, appunto... Anzi, brindisi. Fai un brindisi, perché sei sbronzo. Quindi sicuramente vorrai fare un brindisi. Un brindisi, ragazzi. E tutti penseranno, beh, è per la festa del papà. E invece no, ragazzi. È per... Ma lo stai facendo? Sto cappero di brindisi, scusami. Per capire, eh? Brindisi, dai. E sarà più che altro, ragazzi, per... Um, molla un secondo, smettiti di chiacchierare con tutti. Sarà più che altro per annunciare... No, non lo fa il brindisi, ragazzi. Ma perché non fa il brindisi? Scusami, eh... Ragazzi, boh, io non lo so. Forse l'ha già fatto e non lo dà come... Non lo so, proviamo un'ultima volta. Non devi promuovere le politiche, non ce ne frega niente delle tue politiche Dobbiamo fare questo cappero di brindisi Ce la facciamo? Dai, cioè, forse ce la facciamo ragazzi E lui dirà Annuncia a tutti Quindi tutti ascoltatemi Sta dicendo lui, ma lui è sbronzo ragazzi E lei ovviamente ora non, non, non immagina che Ehm... Um, che lui voglia proprio dire questa cosa, lei voleva comunicarlo alla sua famiglia, anche se non sono tutti, ma in particolar modo al padre, il suo fidanzamento con un po' più di tatto. Volevo dirvi che io e Daydread ci sposeremo. Alla salute! E Milton, ragazze, col bicchiere in mano, guardatelo. Guardate che! Cioè, come dire: Cosa? Perché lui è palesemente ubriaco, e guardate cosa hai detto che farai tu con mia figlia! Caro, ci ha fatto un figlio. Penso che peggio di così. Proprio ormai non, no, non può andare. Insomma, le batte tutte. E guardate la, guardate la gemella come tutti che la guardano, ragazzi. Tutti che le rivolgono questo sguardo. Casa ti sposi tu? Perché lei ha sempre detto di non credere nel matrimonio. Infatti, guardate la faccia, come dire: um... Sì, um, eh, bene, sì, Schellner. Ma veramente, non è una monnezzata questa notizia qua? Ti prego, non tirarci il bidone perché noi ci crediamo, eh. Ma veramente, Deidre? Io ho bisogno di andare a letto e sbagliarmi un minuto. Papà, fatti un caffè se sei stanco, no? Che bello, festeggiamo, Deidre si sposa. No, tesoro. Eh! No, non hai capito, tuo padre non la pensa proprio così Infatti, vedete, sta parlando con Renji, ragazzi Quando avete deciso questa cosa? Ma sai, è un po' come un videogioco Ieri a cena le ho fatto la proposta Mi lasci come una statua, Renji Beh, sai, questo pensa solo al fichi fichi Scoppierà una guerra con papà Scoppierà una guerra Sai, Milton, non sono tipo da perdere tempo a prendere mosche Quindi, sì, vabbè, abbiamo capito Ragazzi, è completamente, ehm um... Cioè, felice di stare a contatto con la sua famiglia, ma di sicuro non per questa... Cioè, il lutto adesso, ragazzi, è per questa notizia, non perché è morto qualcuno. Mh, perché obiettivamente per Milton, sua figlia che sposa Renji, è al pari di un lutto, fondamentalmente. Quindi, uh, sì. Oh, Immaginate yeah. la felicità di Milton. Patato, stai andando? Perché non vai mai, Patato? Perché se lo sono fregato? Ma porca pera! Ma ragazzi, io non lo so. Senti, fai una cosa. Um, tesoro, tu puoi restare senza mangiare. Magari bevi qualcosina, ma lascia questo a tuo figlio. Che ha tanta fame, povero. Dai, patato, mangia qualcosa. Giusto il tempo che nonno Milton cucini qualcos'altro. Quindi servi la cena. Prepara degli gnocchi, Milton, perché. In onore del fatto che tu sei stato gnocco, lui prepara gli gnocchi, ragazzi, ovviamente. Ma lui è ancora gnocco, eh, ragazzi, voglio dire. E lui è qui, completamente sbronzo. Non si rende conto della cavolata che ha fatto. Per cui, io immagino che dopo, in separata sede, quindi tranne molto, perché sono già le 22, io direi che questa festa del papà si può anche concludere qui, ragazzi. Uh, da non ripetere vabbè uh, eri ubriaco ha avuto successo ha avuto successo e ha avuto termine per lei non è cambiato poi molto um, direi che a questo punto il nostro terminerà i raduni perché come dire vabbè questo non si è proprio attivato ragazzi come dire vorrà un attimino parlare con sua uh, figlia e tutti capiscono che è proprio il caso di andarsene. Perché ehm, si vede lontano un chilometro che Milton non è per niente dell'umore, patata, ma che vuoi qui? Stai demosinando cibo? Fai una manzina sull'implorazione. No, non tu, non tu, non tu, non tu. Ma devi fare lei una ramanzina, patata, ma non devi implorare il cibo. Fai una ramanzina sull'implorazione del cibo, dai, dopodiché. Mh... Sulle bevute, ma dai, ma pure le bevute! Ma io non lo so, patata, ma non mi posso distrarre un momento. Poi dai, dai sbaciucchiamenti speciali. Proprio il modo migliore, ragazzi, per educare. Non si fa così, però vabbè. È anziana, eh, quindi. Mh, si sente in colpa a sgridarla. Io perlomeno immagino. Cioè, io mi sentirei in colpa. Vai a dormire, patato. Dai, che sei distrutto. E quindi sì, ora. Rengi, ragazzi. Dov'è Milton la roba che hai lanciato? Rengi, ragazzi, ubriaco. Non si rende conto ovviamente di una cippa lì. Anzi, secondo me va in bagno, perché rischia pure di farsela sotto, detto tra noi. E poi uh, aspetterà Daydre in camera da letto perché visto che è molto. No, ora è felice. È una sbronza felice, perfetto. Ok, sbronza felice. Quindi magari fai una cosa. Uh, dormi proprio, dormi, dormi. E crollerà mentre lei che è molto ispirata... Michael è diventato adulto, ragazzi. Affronterà il discorso con il padre. Quindi... Fai una cosa, tesoro. Fai così. Uh, volevo, ecco, volevo fare una conversazione personale profonda perché lei dirà, papà, ti prego, non essere arrabbiato. Non ci vuole una scienza per capire che oh, sei deluso. Io non so veramente. Guarda, non so perché tu non voglia ascoltarmi, e guardate, lei. Ora attacca con la Filippica. Cioè, lo sai cosa penso di quel tipo, e lei, ovviamente, ragazzi, cercherà di farlo ragionare. Di a Papà. È una mia scelta. Lo vuoi capire? Eh? È una persona comunque dolce. Ora tu non riesci. Ad andare oltre, vedi soltanto. non lo so cosa vedi, poi non l'ho mai capito ora. Solo perché? Um, era figlio di quel, di quel tizio che tra l'altro è anche morto. Senti, io vorrei che tu prendessi almeno il tempo guarda, riflettessi almeno il tempo di bere un caffè, Dad, prima di dire sì. Perché secondo me tu non hai neanche neanche quel tempo ti sei conceduta. Quanto ci vuole per mandare giù un caffè? Pochi secondi, giusto? Tu neanche quel tempo ti sei presa. Avrei risposto sì all'istante. Papà, senti, è la mia vita, ok? È il padre di mio figlio. E sinceramente non voglio fare gli errori che hai fatto tu con la mamma. Quindi per favore non facciamo scoppiare una guerra. E a queste parole, ragazzi, lui comunque... Secondo me si riattristerà un pochino, cioè nel senso che lui sa ragazzi comunque che con Violet all'epoca ha commesso diversi errori, ma proprio in generale con la sua famiglia, perché Milton ragazzi è stata una persona comunque molto presa dal suo lavoro, molto presa da quella stramaledetta ricerca del Firaxio, che ad arrendersi prima sarebbe stato sicuramente meglio, perché comunque lo ha portato molto lontano ragazzi dalla sua famiglia, sempre in giro a cercare quell'elemento malefico. E, e quindi diciamo che all'epoca, per chi segue la challenge da, già dalla generazione di Milton, Violet rifiutò proprio la proposta di matrimonio per quel motivo: perché non era una persona presente. Lei quindi non voleva... Ehm, fu una sorta, fra virgolette, ragazzi, di ripicca, nel senso, no? Però aveva un, un fondo di verità, cioè lui era sempre assente. Quindi dire questa cosa, vedete lei, guardate che faccia, perché poi, secondo me, ragazzi... Nell'istante in cui l'ha detto, si è pentita. Già perché in questo periodo fare il nome di Violet non è facile perché Milton, ragazzi, è veramente a pezzi. Cioè, ha sofferto tantissimo per la morte di Violet. Proprio tanto, ha sofferto molto per tutte le morti a seguito di tutte le sue pretendenti, barra mamme delle, dei suoi figli. Comunque senti, guarda, lo so oh. che non deve tirare lo stesso vento. Tra te e Renji come... E che ho fatto tanti errori con tua madre Era... È stato veramente un vento nefasto Quello che c'è stato fra me e lei Ma questo non significa che io non abbia ragione Hai sbagliato già a dargli un cassettone in questa casa, Deidre mm. A farlo trasferire qui Tu non vuoi ascoltarmi Ma te ne pentirai Papà, senti, ti prego È la mia vita Non voglio litigare Non voglio fare questo discorso Ok? Neanche il tempo di mangiare un tramezzino al formaggio grigliato proprio. Non, non voglio. Pensa come vuoi, sta dicendo lei, ma è la mia vita. E quindi poi, ragazzi, andrà interromperà la conversazione e se ne andrà in bagno, ragazzi. Si farà anche una doccia, eh sì, fondamentalmente, poi magari ripulisci. Ma ma sta tipo vagando da qualche parte, ragazzi? Perché no, non ci credo. Dov'è Violet? Milton, dove è cappero è Violet? Rafael è diventato adulto! Stanno crescendo piano piano tutti i pargoli di Milton. Ma dove cappero è Violet? No? Tesoro mio, ho sentito la tua presenza. Anche se eri così lontana. Oh, ragazzi. Portate. Violet che è incavolata nera, ragazzi, ma sapete perché? Perché ovviamente è venuta a sapere che sua figlia ha accettato la proposta di matrimonio, ragazzi, è un fantasma. È ovvio che lo sì, sa, pure Violet, ragazzi, è incavolata. Perché infatti quello che poi Milton cercava di far capire comunque a Deidre ragazzi, è che non è solo lui, anche sua madre non vedeva di buon occhio Renji, quindi ci sarà un motivo, no? Però, agli occhi di Deidre, comunque, Deidre avrebbe giustificato la cosa con... Tanto la mamma era sempre comunque dalla tua parte, piuttosto che stare dalla mia. Quando dovevate equalizzarvi, andavate d'amore e d'accordo sul qualizzarvi, e quindi sì. Vai a dormire, tesoro, vai. Quindi sì, concediti questo momento con lei... Ragazzi, ovviamente Milton, da bravo scienziato, ha trovato il modo. Ma che lamentati della vita sentimentale! Ma quale gelosia che non c'è più! Ha trovato il modo, ovviamente, ragazzi, di tenere Violet con sé in qualche modo. Dai, io immagino proprio di sì. Quindi, una volta finito il fichificaggio, mio caro, poi vieni qui, ti fai una bella doccetta. Guardatela, ragazzi. Sei stanca. Rimani a dormire qui con lui. A Milton fa piacere se rimani a dormire. Lo fai contenta? Contenta. Dai, mettiti a dormire qui, Violet. Antico. Ma chiedi di diventare la fidanzata? Ma ovvio. Lui non vuole nessun'altra, ragazzi. Fino a che sarà vivo, questa è capace che ti dice di no adesso. Fammi questo regalo, Violet. Ma non potrò. Non potrò presentarmi sempre, Milton. Ma quando potrai. Sta dicendo lui. Né? Quando potrai. Almeno so che sei mia. E lei è di chi? Eh, voglio dire, sono morta. Vabbè. Co cosa state facendo? Guardateli. Mi sento veramente in manette senza di te. E lui, secondo me, ragazzi, farà una cosa. che non ha mai fatto prima. O comunque che prima. Magari aveva fatto, ragazzi quando la nostra era in vita. Però ehm, si è reso conto comunque che deve dirglielo di nuovo. Sussurrerà parole dolci, e in particolare, ragazzi, scusate, sto facendo un casotto perché ma quali nube tossica, Miston, ti do una testata, esprimerà l'affetto e poi la bacerà perché secondo me. Ah, prima la stringe secondo me invita nell'unità familiare ragazzi ma stiamo scherzando ma che vuol dire invita nell'unità familiare no io non la invito perché obiettivamente sono del parere che quando uno è andato è andato sinceramente però voglio dire ma che è sta roba non lo so ragazzi vi giuro e ehm, poi la bacerà secondo me ragazzi Milton soprattutto dopo le parole di Deidre ah, le chiederà scusa le chiederà di nuovo scusa se mentre lei era in vita non l'ha apprezzata come avrebbe dovuto, ragazzi. Se ha dedicato così tanto tempo al lavoro, trascurandola spesso, lasciandola da sola, doversi prendere cura di questa immensa casa, ehm, delle bambine, trascurando di conseguenza anche il lavoro di Violet, ragazzi, perché lui ha dato priorità al suo, senza mai porsi il problema se Violet magari poteva avere bisogno di aiuto perché magari in quel momento stava anche lei aspettando una promozione ragazzi quindi ehm, lei che sta chiedendo scusa e lei ovviamente lo abbraccia immagino che questo abbraccio eh, sia partito da lei lei dirà Milton ti prego non, non dire una cosa non lo dire non, non c'è bisogno io lo so so come sei so che persona sei so che tu non l'hai fatto con la cattiveria no. e quindi ragazzi sì Milton si è scusato con Violet, ancora una volta, perché... E magari ora che sei così, prova a fare fake Anche se sei distrutto, non schiattarmi. Non dovresti schiattarmi, quindi sì. Le ha chiesto scusa, ragazzi, perché le parole di Dedre comunque lo hanno fatto riflettere. Si è, si è sentito comunque terribilmente in colpa. Sa, mamma mia che schifo. Sa che ha sbagliato. E molto, con Violet, ragazzi. E quindi... Almeno per questa notte, perché non sa se, se e per quanto Violet se tornerà ancora, per quanto resterà, insomma. Almeno per questa notte, ragazzi. Questa è una notte soltanto loro. Anche se Violet purtroppo ormai è solo un fantasma. E direi che con um, Violet e Milton che si amano ancora una volta, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io mi sono, cioè, l'ho trovato veramente, soprattutto quest'ultima parte, molto commovente, ragazzi, vi dico la verità. Perché effettivamente, mh, Milton, ovviamente, non l'ha, senza farlo di proposito, ma ha sbagliato veramente molto con... Ai fichi fichi con un fantasma come sarebbe, ok ragazzi, fantastico. E, mh, e quindi si è reso conto de dei suoi errori, è una, mh, secondo me è stato molto toccante comunque. Come oh, mai? Sono così arrabbiati perché ce l'hanno così tanto con lui? Mh, che esista un fondo di verità, ragazzi. Poi che magari un genitore che non è coinvolto, perché può, può ovviamente accadere, ragazzi, sia in grado di vedere cose che ovviamente una figlia o un figlio coinvolti dalla, dalla relazione non riescono a vedere. Chi lo sa, ragazzi, può darsi, potrebbe essere così. Oppure, ragazzi, secondo voi Milton eh, porta soltanto... Rancore eh, dovuto comunque al passato no? all'attrito che agli attriti, insomma che aveva con il padre di Rengi. Chi lo sa, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono proprio, 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 proprio curiosa. Quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Evviva la primavera! Eh, vi ricordo, inoltre, che all'interno della, della descrizione, comunque, del mio video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi: programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi! Campanelline sempre attive, mi raccomando. Quindi, vi auguro, ragazzi, anche un fantastico inizio settimana. Proprio consiglio. alla grande. quindi Vi abbraccio forte, ragazzi. Vi rimando al prossimo episodio. Sul Sul Simmers. Enon.